Allegria! La gente non lo sa, cioè la gente non ha mai visto cosa c'è qua dietro. Passami qualcosa che mi potrebbe servire. Cuffiette mi servirà, ma poi queste sono delle Apple strabelle. Cos'è questo? Tipo... Ah, queste per le prese, quando devi attorcigliare sì, i cavi. Per esempio abbiamo un bellissimo libro di preservativi che, ragazzi, fate sesso sicuro, mi raccomando. Sì, però questo è aperto. Questo? È molto meno sicuro così. Ah, questo era il lettore DVD che aveva fregato Dario. Ah, sì, ci sta. Cosa me ne faccio? L'ho trovato. Ragazzi, 50 euro, scriveteci in privato. L'ho trovato dentro una carrozzina abbandonata. Questo è un cappello da cuoco, fatto di fazzoletti. Basta. Ditemi quando devo andare per la sera. 3, 2, 1. Tan 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 tan. Di cosa parliamo oggi? Eh beh, qualcuno manca comunque. Come qualcuno manca? Ci siamo tutti. Ah, no, ok, scusa. È che ci sono certe presenze che a volte è come se non ci fossero. Mi sta vibrando il buco del culo. Posso? Vabbè, rispondi, certo. Rispondi. Dimmi. Non ho paura di prese. Sono a lavorare. Sono a lavorare, eh? Puoi venirtela a prendere, venirtela a prendere. Vabbè, ciao. Quindi oggi parliamo di? Oggi parliamo di mancanze. Mancanze, persone mancanze. Che ci mancano, mancanze. Ma non solo persone. Ma non solo persone, anche, cioè, estendiamo il... Talenti, qualità, virtù. Animali. Animali. Animali, sì, sì, anche animali. A me manca tantissimo il mio cane quando sto via da lui per più di due giorni. Oh, ma abbiamo detto che possiamo parlare di tutto, io parlo del mio cane. Parlo del mio cane. Cosa vuoi? Non fa mancarti un animale scemo come il tuo cane. Sei cinefilo. Ho una domanda. Qual è sì. la cosa peggiore che potrebbe mancarti? Pace nel mondo. No, Frank, non buttiamola subito così. Io avrei detto la felicità. Al di là delle persone, dico. Cioè, al di là delle persone. Una cosa quasi. Cioè, una cosa ti potrebbe mancare? Dici, tipo, la dignità. Perdi la dignità. Ah, io ti stavo per dire una cosa stra superficiale. Tipo, il caffè. I capelli. Anche i capelli. La salute. Non ha più capelli. La salute. Siamo una vera coppia di eroi. Dobbiamo centrare il punto, ragazzi. La salute è importante. Sarà il salotto più strano del mondo. Sarà un salotto veramente strano. Però d'altronde abbiamo un fantoccio di fianco, per cui non è che... Tipo, no, partiamo dal fatto che comunque Nelson oggi c'è ma non c'è, no? Io non ci sento manca la sua mancanza. No, no, io non sento troppo la mancanza. A me non sta mancando Nelson. Più di tanto. Come vivere con Nelson? Adesso ve lo racconto. Vai, dici una perla. Diciamo solo Nelson. No, diciamo cose belle. Vai. Che quando tornavo a casa mi chiedeva come era andato al lavoro. Come carino. Moglie. Ah, carino. Esatto, sì. Però quando gli rispondevo non gli interessava. Era bravo perché l'ho capito dopo tanto tempo. Quindi era solo per cortesia. Ma riusciva comunque a intrattenere la conversazione, a annuire cose così e tu gli raccontavi. Però, e poi beh, si chiamano circostanze. A volte quelle persone servono. Cioè, però lo capisco perché lo facevo anch'io con lui. Cioè, lui mi raccontava la sua giornata. A proposito di questo, mi è venuto in mente una mancanza. Tipo, una cosa che manca a me è la capacità di essere di circostanza. Io sono a disagio quando devo fare le cose di circostanza. Il classico. Sì, sai fare. Fammi un esempio. Un viso a cattivo gioco. No, sì, ma neanche troppo quello. Ma fare, non so, quello che parla con la persona soltanto perché si è al tavolo insieme. Ad esempio, giusto. A cena, anche se non ne hai assolutamente voglia e non hai niente da dire. Ah, ho capito. I classici discorsi tipo da prima uscita con la ragazza. Tipo, okay. Ah, quindi studi anche tu, obiettivamente. A qualcuno frega, cioè cos'è che ti frega quando sei fuori con la ragazza? Si chiede quando si esce. Molte volte, cioè si parla di cose di cui non interessa niente a nessuno. Io faccio fatica, piuttosto sto zitto. Anche se sembra difficile da credere. No, però è che la gente... è vero. Quindi è diciamo vero. Che non ti sai troppo adattare alla situazione. Cioè... faccio fatica a volte ad essere a inserirmi nella situazione. Che non è tua. Anche in modo finto, ma è un finto che a volte serve perché ti crea comunque, crea dialogo. Anche una base per cui arrivare. Esatto, sì. Cioè, puoi partire da una persona e dirgli sei felice. Appena l'hai conosciuta. Non puoi. Secondo voi, ad esempio, essere se stessi, allora, essere se stessi, una cosa giusta o secondo sbagliata? Secondo me nessuno è se stesso. Secondo me a volte essere una cosa se stessi è una cosa giusta, è una cosa secondo me sbagliata se sei davanti ma a una ragazzi, persona. Ma ragazzi, io comunque che... qui tirerei fuori caro Goffman. Non tirare fuori la roba difficile. Ma dai. Non è roba difficile, Cam. Comunque qualcuno... Ognuno di noi è una maschera, cosa? No, sì, la gente si adatta a qualsiasi situazione. Pirandello. Tipo Pirandello, esatto. Poi Goffman si rifà anche abbastanza Pirandello.
però uno nessuno 100.000 sì. Cerca di essere sì. Io vorrei chiederti invece te, qual è la tua mancanza più grande? Ci stiamo pensando, cioè non manca... allora, io ce l'ho detto, il caffè prima. No, no, la mia mancanza no. più grande io la mia l'ho detto, io ce l'ho. Qual è la mia mancanza più grande? Dimmela. Dario ho detto la circostanza. No, adesso me la tua è il tempo. No, la tua ah, no, sì, è che quando annusi, e scusate il termine della... Non si può mettere sta roba. Non è una mancanza poi, mancanza di cosa? Allora aspetta. Facciamo quando il tuo istinto maschio, quando tu sei vicino a una presenza femminile, non capisci più niente, non capisci più niente. Questa è una grave mancanza. Allora, le ragazze e Nick mi fanno questo effetto. La spiegazione di Cesare era stata più bella prima, però avrei dovuto censurare, esatto. No, quello che voleva spiegare Cesare è che quando attorno vedo una ragazza tutto il sangue defluisce. Sì, non si ossigena più il cervello, ecco questo. Ma così mi danno il pervertito. Forse non sei pervertito, sei solo molto istintuale. Forse tonno sei troppo di circostanza, fin troppo di circostanze, esatto. Esatto. Sì, è vero, esatto. Infatti di controparte ti dico che tu sei l'opposto di Dario. Cioè troppo bravo. Sì, no, sei bravo. No, è vero, sei bravo. Cioè sei bravo a intrattenere il magari il dialogo anche quando non è. Capito? Caricate una qualche mancanza a Nick o okay, a Frank. Nick, te invece cosa manca? La ragazza. Anche quella. Adesso ti arrivano. Non lo so, sono cose personali, sono cazzo. L'avete fatto andare in crisi. Non me ne voglio dire le cose che mi mancano. È andato completamente in crisi, sta per piangere. Salvate Nick. Guardate che non me ne voglio dire le cose che mi mancano. In assenza di Nelson si trasforma e dice le parolacce. volevo dire cavoletti, scusate. Ah, ok. Non ti ho mai sentito dire una parolaccia in un salotto, per quello. È vero, però. Non hai mai sentito parlare. Scusate, me la bippo. Ah, forse perché possono esserci, ragazzi, possono esserci anche delle mancanze superficiali, nel senso. Sì, mi manca l'auto, mi mancano i soldi, ecco. Io lo accetterei. Cambiamo la domanda. Per uno come te che basa la sua esistenza sui beni. Ma no, dice. Vabbè, perché lui è borghese. Cambiamo la domanda, visto che parliamo di mancanze, a turno una cosa che vorremmo avere. Poi io adesso ti dico, tu finito questo salotto ce l'hai cosa? Vai. Io ce l'ho. Una famiglia gigante. Io non ho cugini. Non ho nessun cugino. Bella. Nessuno mi invita ai matrimoni perché non ho cugini. Per quello che mi rompi le balle a me poi. Esatto. Bella. Io vorrei questo. Vorrei dei cugini. Bella. Degli zii. Non ho niente. Che triste. Così. No, dai, cioè, la mia famiglia è bella, però non ho cugini né zii né niente. Per i soldi, certo, vabbè, io l'ho detto. Vero, la ricchezza delle persone sotto i 20 anni è direttamente proporzionale alla quantità di cugini e zie, fratelli, sorelli, e animali, gatti, porte, sacchi a pelo, borracce, sacchi di pelo, giacche, guanti. Tutta sta roba che stai dicendo ce l'ho. Ce l'hai, sacchi di pelo? Sì, sacchi di pelo ce l'ho. Tu, Cesare? Io. L'umiltà? Stai diventando un dissing tra voi due. No. Praticamente. Io voglio il ritorno alla terra. Mi manca il contatto con la terra. Quella vera. Un applauso, grazie, per favore. Anche ma te. Spiega nel dettaglio. Io vorrei essere molto hippie nella mia vita. Sì. Ah, proprio letteralmente. Hipster. Sai riscoprire il tuo animo primitivo? Sì. Cacciare? Bella anche questa. Con la clava. Non è questo. Vivere di ciò che ti offre la terra. Esatto. È bello, è vero, hai ragione. Ragazzi, esatto. Stiamo distruggendo la terra, smettiamola per favore. Smettete di... No, è vero. No, tipo i pomodori dell'orto. È vero. Beh, Frank arriva sempre al punto perché tutti fanno questi argomenti tutti ampi così. Frank arriva ai pomodori dell'orto che ci sta. Ma no, vabbè, comunque è sintomo di una mancanza. Cioè sì, è vero, è vero. No, è vero, di ciò che era non c'è più. Perché quando li coltivi con affetto si sente. Sì, sono più rossi anche. Esatto. Perché il cuore batte nei pomodori. È vero. Smettete di inquinare, smettete di... Partiamo dalle cose piccole. Fatelo per i pomodori. I miei amici vegani lo dicono che vivono le piante, per cui bisogna baciarle. Sì. Fatelo. Attento che Dario è diventato vegano. Sto evolvendo. Però cioè davvero dovete finirla di buttare le cose per terra. Ma chi? No, perché ultimamente mi sta capitando. L'altro giorno sono andato in un parco, mi volevo sedere su una panchina, c'erano 10 cartoni di pizza sulla panchina con tutte le bibite buttate per terra con un bidone di fiato. Vabbè, ma la gente è merda. Io ve lo giuro che c'era un bidone. A me queste cose mi fanno davvero incazzare. ha preso il via Dario. No, vai, perché Dario. È proprio una questione di mancanza di educazione. Mancanza di educazione, non può essere anche quello. Da dire che non me ne frega niente della mia, è proprio maleducazione totale.
totale. Io ho dovuto buttare 10 cartoni di pizza mangiati da dei, non lo dillo, so, dei tossici, dillo. Dei tossici mangiati da, no, non ho perché la categoria che... ti stai sentendo preso, magari ci ho preso in causa dopo. Ma Dario, a te cosa manca? Perché non ci hai ancora detto. Mi manca la calma. Come? Non è cosa mi manca. A me manca la calma. Io ho un pessimo rapporto col tempo che passa. Sono frenetico, non so stare fermo. Mi manca la capacità di perdere tempo e riflettere. Mi sta facendo venire un po' di ansia, in effetti, Dario. Perché? Non lo so, un po' iperattivo, un po'. Non è calmo. È importantissimo, secondo me, capire che bisogna fermarsi ogni tanto, rallentare i ritmi, perché siamo caotici. Viviamo in un mondo caotico e siamo portati ad essere caotici di conseguenza. Ed è colpa degli smartphone! È vero. Frank, cos'è che ti manca? A me, sai cosa manca? Una bella penna. Di quella che scrivo bene. È difficile trovare una penna che scriva bene. C'è sempre la barra. Scusa, ora che penna hai? Hai una penna sfera? Che bello. È che io mi intendo poco di penna, non hai capito la penna sfera? Cioè, sì. Penna sfera è quella che ha la sferetta con la puntina minuscola. Cioè, tipo no? Le bic. No, cioè, la penna sfera ha una sferetta alla fine che fa da punta. Tipo le bic, sì. Le bic. No, io vorrei tipo una stilografica. Vabbè, allora, senti, penna. Quelle al gel, quelle con la più, quelle, no, gel, quelle, no, al gel, quelle al gel sono... sbavano. No, 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 il gel non sbava. Ma quel ditino dopo che hai scritto sbava. Siamo passati dalla cosa. No, io sono mancino. Alle penne. Perché tu sei mancino. Appunto, non le sbava il doppio. Vabbè, ma, Frank manca alle penne. Ma aspetta, cos'è che manca? Perché non ha ancora detto niente di ciò che gli manca. Dic. Ok. Sì, prima gliel'ho chiesto, non ha detto niente. Detto che erano cavoli suoi. Cosa ti manca? Sto pensando, cioè... che ogni volta che glielo chiedi vedi Bic che sbianca e va in crisi. No, e... no, perché... propongo 10 secondi di silenzio per farlo pensare. Vai, ci sta. No, seriamente, cose superficiali. Abbiamo detto di pensare, però. Ma sto pensando ad alta voce. Nelson, digli qualcosa. Cose superficiali, dai. Che dico. Aspetta un attimo. Le che... voglio. Aspetta, ok. Non ce ne sono. Cioè, non ti potrei dire un motorino, ma è una stronzata. Vabbè, ma anche una roba superficiale. Mi manca il motorino perché vivi comunque benissimo senza. Un motorino. Io ma vorrei un motorino. Qualcosa che proprio quando ti svegli. Motorino o Torino? Torino. Ma mi serve a me. Io vorrei Torino. Secondo me a Bic manca avere delle mancanze. Lui ha tutto quello non che è vero, tutto. Non ho tutto. Viziato! No, tutto. Ho detto un'altra cosa. Ho detto. Lui è contento. Potrei dirvi di tante cose superficiali, ma non sono quelle le cose importanti. Esatto, quindi lui è. Potrei dirti un motorino. Potrei dirti. Allora, ma mi va bene anche cose. Vuole un motorino. Bic vuole il motorino. Vabbè, basta. Allora, regaliamo un motorino a Bic e chiudiamo qui questa volta. Ok. Aspetta, solo una cosa. Allora, non le penne, ma anche oggi io mi sento un bolognese senza motorino. Non mi sento completo. Non puoi essere bolognese se non hai mai avuto motorino, infatti. Allora, i bolognesi capiranno, perché ci sono gli autobus a Bologna che si bloccano in mezzo alla strada, città medievale, vie larghe 5 metri, si blocca un autobus, passi il giorno fermo dietro un autobus. Una sera non riuscivo a tornare a casa perché l'autobus era fermo in tu giri in bici. Ma ero in autobus quella sera e c'era l'autobus fermo in strada maggiore che non poteva passare perché c'era uno che ha parcheggiato in mezzo alla strada. Sì, sì, a Bologna. E alla fine è arrivato ed era un poliziotto. Questa venne il vecchio domestico, lo pregai di portarci il tè. 10 minuti dopo il vassoio era nella nostra camera, sul letto. E quel buon tè caldo, forte, ottimo, ti faceva perdonare tutto il resto. Bello. Manco un po' il tè. Adesso devono trovare che libro è e scriverlo nei commenti. E scriverci nei commenti a voi che cosa manca. Scriveteci cosa vi manca. Anche un po' di autocritica. Cioè, esatto, non solo. Non il motorino. Cioè, vogliamo vedere commenti profondi. Ma avete costretto a dire il motorino. Cioè, Nicola sta fatta la parte superficiale del video. Noi vi vogliamo vedere profondi e sul pezzo. Esatto. Riflettete e scriveteci un bel commentino. Vi salutiamo e arriveremo. Arriveremo. Ci mancherete. Un saluto anche da Nelson. Cioè, ormai è diventato un ciclope. È polifemo. Ricordatevi che in realtà noi abbiamo mentito. Noi abbiamo tutto perché siamo youtuber famosi pieni di soldi. Perché noi siamo qui e voi no. Soprattutto famosi e soprattutto, ancora più soprattutto, pieni di soldi. Guarda il dindo. Dindini. Ciao.